Sindaco, di anni dopo anni di attesa, il bando per la ricostruzione della scuola Dante Alighieri di Ceracuolturno è realtà. Sì, e possiamo dire anche finalmente. C'è stata una lunga procedura per arrivare a questo momento. Abbiamo dovuto superare grosse difficoltà, spesso non dipese sempre, non dipese dalla nostra volontà. Lungaggini burocratiche, rallentamenti di tempi della CUC regionale, ma finalmente oggi possiamo dire che tutto ciò che avevamo dichiarato anche in campagna elettorale, un impegno sostanziale, formale, forte sulla ricostruzione, abbattimento e ricostruzione del polo didattico di Ceracuolturno, oggi possiamo dire che sta diventando realtà, si sta materializzando concretamente questa grande opportunità per la nostra comunità. Volevo cogliere l'occasione per ripercorrere un pochettino le date di questo finanziamento e di questo importante opera che realizzeremo per la nostra collettività, ma non solo per la comunità di Ceracuolturno, ma per l'intera Valle del Volturno. Il finanziamento è datato 2019. Di fatto dal finanziamento sono passati 3 anni, per cui siamo arrivati oggi alla pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori. Questi 3 anni sono passati, come ho detto prima, non per una nostra volontà, ma perché per 2 anni il bando per la progettazione è rimasto fermo alla CUC regionale e per 1 anno c'è stato un ricorso sul bando della progettazione che ci ha tenuti bloccati per arrivare all'emissione del bando per i lavori. In tutto questo c'è stato anche il Covid che ha rallentato ancora di più insomma, quelli che potevano essere i procedimenti in essere. Sulla scuola però le difficoltà che abbiamo riscontrato come collettività, ma soprattutto amministrative, partono dal 2016, da quando fummo costretti a chiudere per una verifica sismica sull'ex edificio Dante Alighieri, appunto fummo costretti a chiudere la scuola e naturalmente per mantenere il plesso, perché è fondamentale comprendere che con la chiusura dell'istituto avremmo, se non avessimo trovato una soluzione alternativa, avremmo perso il plesso a Ceracuolturno e quindi alla scuola a Ceracuolturno. Abbiamo avuto la fortuna di allocare la scuola presso un altro edificio. In assenza di questa opportunità vorrei ricordare che Ceracuolturno non avrebbe oggi il finanziamento, non avrebbe oggi il plesso didattico, non i ragazzi di Ceracuolturno erano costretti ad andare in un altro paese, a scuola in un altro paese, e soprattutto i docenti, il personale ATA e i genitori naturalmente avrebbero dovuto sobbarcarsi dei disagi notevoli rispetto ad avere il plesso a Ceracuolturno. Vorrei approfondire con lei l'aspetto della chiusura della scuola, perché quando nel 2016 lei adottò la decisione di chiuderla, non tutti compresero, molti hanno criticato la scelta dell'attuale struttura e alcuni hanno cavalcato questo lungo lasso di tempo per dire che era un modo per coprire una scelta che poteva essere evitata. Perché chiuse la scuola nel 2016? Allora, fu un momento molto difficile della nostra amministrazione. Prendere una scelta, assumere una scelta così forte, importante, soprattutto eravamo stati appena eletti, non fu affatto semplice.
La verità è che nacque tutto a seguito del terremoto di Amatrice e subito dopo il terremoto di Amatrice, fine agosto, io ricevetti una richiesta ufficiale anche dall'allora minoranza in cui mi si chiedeva di effettuare una verifica sulla vulnerabilità sismica dell'edificio, che opportunamente facemmo come amministrazione, e l'indice di vulnerabilità che venne fuori da quella indagine non lasciava assolutamente scampo a decisioni diverse da quelle che sono state prese, perché l'indice che venne fuori era lo 0,23 e ricordiamo che il minimo consentito è 1, quindi diciamo che Meno di un quarto. sì. Diciamo che in quel momento il nostro più grande timore era quello di essere costretti a chiudere la scuola per mettere in sicurezza e per naturalmente non vivere situazioni di pericolo ai bambini, ai docenti, al personale ATA, e naturalmente perdere il plesso, così come ho detto prima. Riuscimmo a fare un avviso pubblico verificando se c'erano le condizioni per trovare delle strutture alternative che potessero in qualche modo ospitare i 120-130 ragazzi della scuola, e riuscimmo, parteciparono due persone, riuscimmo a trovare questo locale. E la fortuna ha voluto, perché anche lì fummo fortunati, perché io dico che noi siamo stati molto fortunati nell'azione amministrativa che abbiamo svolto in questo paese, perché il vincitore del bando dell'avviso si accollò tutti i costi per l'adeguamento della struttura privata per farla diventare scuola. Esattamente. Quindi plesso in sicurezza, zero spese per il comune. Noi abbiamo solamente dovuto iniziare a pagare l'affitto, che purtroppo continuiamo a pagare, anche se i tempi allora erano ipotizzati molto più rapidi per arrivare al finanziamento e alla ricostruzione del nuovo edificio. Questa è la storia. Poi quello che è stato detto, quello che è stato strumentalizzato, quello che anche sull'emissione del bando dei lavori, insomma, io credo che come amministrazione noi non siamo mai scesi in polemica, non abbiamo mai voluto fare le polemiche, abbiamo sempre pensato che le polemiche venissero taciute o sedate dai fatti. E per l'ennesima volta, devo dire, in 8 anni di amministrazione, le persone che hanno strumentalizzato i ritardi, hanno strumentalizzato le scelte, hanno strumentalizzato anche il fatto di poter dire che questo sarebbe stata un'opera incompiuta, che non si sarebbe mai realizzata, e che come amministrazione noi abbiamo solo millantato il finanziamento e la volontà di ricostruire il nuovo polo scolastico. Noi crediamo invece che la realizzazione, appunto, l'emissione del bando è l'atto più concreto per dire a queste persone che in tutti questi anni hanno detto delle falsità. E non serviva scendere in polemica, non serviva discutere, non serviva addivenire a delle discussioni verbali. Crediamo invece che l'atto concreto vale molto di più di quelle mille parole. Oggi i cerresi sanno, ma non solo i cerresi, chi sono le persone credibili e chi sono le persone che non sono credibili, non dovrebbero essere più credibili, perché di fronte ad un atto così concreto e una dimostrazione di concretezza così forte, tutto ciò che è stato detto di falso
diventa sempre molto, è molto più evidente e quindi queste persone hanno perso la loro credibilità agli occhi non solo nostri come amministratori, ma agli occhi della popolazione. Diciamo che fondamentalmente a Cerro Volturno si avrà una svolta all'americana perché diventerà un campus vero e proprio, il centro sportivo finito o in fase di esserlo, la scuola accanto che offrirà una proposta completa di sport e di cultura ai più piccoli. Questo è quello che noi abbiamo sempre affermato anche nella interlocuzione con la Regione Molise, l'abbiamo sempre detto. È un'innovazione, non so se a livello regionale, ma io posso dire che credo che sia un'innovazione perché l'edificio scolastico è adiacente al nuovo centro sportivo. Noi abbiamo adeguato qualche anno fa il centro sportivo e l'abbiamo reso funzionale, e lo stiamo continuando ad implementare con dei lavori. E l'edificio scolastico vicino al centro sportivo creerebbe questa sinergia che permetterebbe poi ai ragazzi di poter svolgere attività didattica e sportiva sullo stesso posto. Quindi diventerebbe sì una sorta di campus all'americana dove lo sport e l'istruzione viaggiano di pari passo. E diciamo ancora, quasi siamo alla fine, che è un tassello che si aggiunge ad un mosaico spettacolare che in questi anni si è costruito sul territorio di Cerro Volturno. Sono tante le strutture rimesse a nuovo, la viabilità rimessa a nuova e altri interventi in fase di essere in qualche modo assegnati. Di 8 anni abbiamo dimostrato con i fatti, ripeto, senza scendere mai in polemiche e soprattutto quelle strumentali, abbiamo dimostrato con i fatti che la concretezza amministrativa è realtà. L'emissione del bando dei lavori per l'abbattimento e ricostruzione della scuola, dell'edificio scolastico Dante Alighieri è solamente un altro tassello che inseriamo all'interno di un mosaico molto più ampio. Come dicevo prima, c'è la riqualificazione del centro sportivo, l'apertura dopo anni e situazioni veramente ingarbugliate dello svincolo Fondo Alessandro, la riqualificazione e l'adeguamento sismico della sede del 118, dell'edificio comunale, degli interventi seppur minori in termini di importo, ma importanti per la nostra collettività, ricordo la riqualificazione della piazza di San Vittorino, l'imminente lavoro di riqualificazione della piazza di Valloni, la viabilità, i dissesti di San Vittorino e di case, insomma, il finanziamento sulla riqualificazione del centro storico e la riqualificazione di un immobile storico donato al comune di Cerro Volturno, che è Palazzo Cifelli, che diventerà un punto di riferimento all'interno del centro storico per quelle che possono essere un'offerta turistica e culturale del nostro paese. Insomma, il finanziamento per la riqualificazione dell'ex dell'edificio ex asilo comunale, la realizzazione dopo anni di assenza, ma anni, non parlo di decenni, c'era fortuna, anzi più che di decenni, non l'ha mai avuto un parco giochi per i bambini. Noi abbiamo, a fronte di un grosso sacrificio anche di impegno finanziario, abbiamo realizzato finalmente anche un parco gioco per i bambini. Insomma, sono tante le opere che noi abbiamo realizzato e che siamo in procinto di realizzare. E io credo che quella sia l'azione più concreta che un'amministrazione possa fare per la propria collettività. Cioè, non scendere in polemiche, ripeto, non scendere in discussioni sterili che fanno perdere tempo e soprattutto energie, ma realizzare quello che si è promesso in campagna elettorale. Ed è questa la cosa più importante che noi vogliamo lasciare dopo la nostra azione amministrativa alla nostra comunità.
Diciamo, sindaco, per chiudere, che il suo papà Mario Dianni, che a Cerro Volturno ha lasciato un segno indelebile, che qui tutti ricordano e amano ancora, sarebbe orgoglioso di questa azione amministrativa. Guardi, non riesco a rispondere in maniera compiuta a questa sua domanda perché mi spiazza e mi emoziona. Onestamente non lo so cosa penserebbe mio padre di quello che siamo riusciti come amministratori a fare in questi 8 anni di amministrazione. Io so che mio padre era fortemente legato a questo paese e quell'amore che provava per questo paese me l'ha trasmesso in maniera viscerale, quindi è lo stesso amore che provo io per questo paese. Non lo so se magari sarebbe stato fiero di quello che abbiamo fatto. Io mi auguro solo che la mia collettività, la collettività che noi ci onoriamo di amministrare, possa essere orgogliosa e soddisfatta dell'impegno che noi abbiamo messo nel portare avanti questa azione amministrativa in questi anni. E allora chiudo portandola a una piccola tentazione dopo questa emozione e la porto con me verso Campobasso. Nei prossimi mesi nella nostra regione si vota, io non le chiedo se ci sta pensando o meno, le chiedo però cosa ne pensa, nel senso che tutti stanno scaldando i motori, cominciano a girare dei nomi, anche a livello nazionale si comincia a dire qualcosa a proposito del Molise, ma un sindaco come lei cosa ne pensa? Guarda, io credo che la Regione Molise, o meglio, i molisani abbiano bisogno di maggiore compattezza di tutto il panorama politico regionale. Mi spiego meglio. Litighiamo e sento che litighiamo su quelle che possono essere i nomi, le persone, le coalizioni. Ma i problemi poi non vengono affrontati o se vengono affrontati in maniera non organica. Io credo che i molisani abbiano il diritto di vedersi risolti i problemi che ci attanagliano ormai da decenni. Non so quello che accadrà, perché se lo sapessi farei un altro tipo di lavoro e forse avrei anche più fortuna nella mia vita. Però mi auguro appunto che ci sia questa volontà e questa sensibilità da parte di tutti gli attori, dagli amministratori comunali agli amministratori regionali o a chi è preposto a prendere decisioni politiche, di un patto di responsabilità nei confronti dei molisani. Basta con discussioni, basta con litigate di coalizioni geografiche che nulla valgono alla risoluzione del problema, parlo di centrodestra e centrosinistra. Io credo che dovremmo iniziare a rimettere al centro della discussione politica quelli che sono i problemi e trovare tutti quanti insieme una soluzione a questi problemi. Siamo una piccola regione, se non facciamo fronte comune di fronte a queste problematiche. Fronte comune significa non iniziare ad avere gelosie personali, partitiche o politiche, non riusciremo a risolvere i nostri problemi. Per la rubrica A tu per tu siamo stati in compagnia di Remo Dianni, il sindaco di Cerro Volturno, che ringraziamo. Grazie a voi.